Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, la trasmissione di Piave TV che parla dei problemi della salute nel nostro territorio specialmente. Vi ricordate che abbiamo parlato di alcolisti anonimi? Bene, oggi abbiamo il piacere di avere qui Stefano che era un alcolista e grazie al gruppo è rinato e vive una vita normale e salutare. Com'è stata la sua esperienza? Allora, ciao, sono Stefano e sono un alcolista. La mia esperienza con l'alcol è iniziata da giovane. Da giovane la prima sbornia io l'ho presa a 13 anni, 13-14 anni. Da lì poi è iniziato l'età di andare in discoteca, in giro con gli amici e ho iniziato con le prime birre, i primi cocktail e vedevo che mi aiutavano, era un lubrificante sociale. Però nel andare negli anni l'alcol ha preso il sopravvento, quindi sono diventato dipendente, non riuscivo più a non smettere di bere. Io, la maggior parte, tante volte è capitato anche con delle ragazze che stavo insieme, mi lasciavano perché mi dicevano tu bevi troppo, ma io dicevo no, 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 alla fin fine c'era proprio la separazione. Io ho continuato a bere, la mattina dovevo svegliarmi e mi svegliavo e dovevo bere, assolutamente per iniziare la mattina e avevo i tremori e quindi bevendo calmavo i nervi e continuavo la giornata, però la giornata non era come volevo io, era in base all'alcol, io dovevo girare attorno tutto quanto solo per bere. È arrivato il punto che mi sono sposato, ho avuto un figlio e ho detto guarda che bene, smetto di bere per il figlio. Alla fin fine i problemi sono aumentati, l'alcol ha continuato ancora di più, ho avuto un'altra figlia, quindi problemi ancora di più e alcol sempre di più. Mia moglie mi ha detto Stefano o tu smetti di bere o io me ne vado via. Io ho continuato a bere perché non riuscivo a smettere di bere, ero proprio dipendente, ero dipendente dall'alcol, comandava lui la mia vita. A un punto mia moglie si è andata via e ho fatto 9 mesi di solitudine, il lavoro non l'ho mai perso perché lavoravo con mio fratello, quindi sul ristorante e il bar, però anche mio fratello a un momento mi ha detto Stefano o tu smetti di bere o ci separiamo. Io quegli 9 mesi li ho fatti proprio di disperazione, è arrivato proprio a un punto che volevo morire perché non ce la facevo più. Quando mio fratello mi ha detto questo, sono andato al CERT e al CERT mi hanno consigliato di andare in Alcolisti Anonimi. Ho chiamato Gino è venuto subito e mi ha portato in gruppo. Dal gruppo ho accettato la situazione che ero un alcolista, ho iniziato a mettere in pratica i 12 passi, ho iniziato a capire che il problema non era l'alcol, ero io. L'alcol mi ha aiutato soltanto a diventare dipendente. Ho iniziato a fare il programma mi ha aiutato a tornare a essere una persona normalissima. Però il problema è questo, che io so che ogni giorno devo stare attento con l'alcol. Quindi la frequenza del gruppo mi ha aiutato tantissimo e ho trovato un'amicizia come una famiglia nel gruppo e il gruppo veramente mi ha dato veramente la vita di nuovo. Ho riallacciato i rapporti con i figli, con la moglie non purtroppo, però ci capiamo lo stesso perché sono cambiato, sono tutta un'altra persona. E da qui la mia vita è veramente cambiata. Sono 7 anni che frequento Alcolisti Anonimi, 7 anni che non bevo, e questo è bellissimo. Ed è ritornato alla persona sana. Certo. Ecco, devo dire che esperienze come la sua io ne ho sentite altre, toccanti, e penso e spero che questa testimonianza serva a tutti voi a pensare a questo tipo di problema e come risolverlo. Ringraziamo Stefano e noi ci vediamo fra una settimana con un'altra trasmissione.